amici telespettatori, bentrovati in questo mercoledì 24 febbraio. Siamo prontissimi, come ogni mercoledì, con tutta la squadra di Fidati di me, a regalarvi due ore di allegria e serenità. Io però volevo ringraziarvi perché siete sempre più numerosi e sempre più calorosi. E questo anche grazie ai numeri di contatto che noi vi diamo, e voi ci scrivete veramente in tantissimi. E lo fate attraverso questa mail, fidatidime@rete8.it, oppure ci potete anche telefonare al 340-1170-056. E così adesso, prima di dare il via alla nostra trasmissione, volevo ringraziare sempre gli amici di Vida Loca, Stefano Palumbo, per regalarci questo tripudio di VIP che stanno mantenendo, anzi stanno riscaldando il posto al pubblico, che spero potrà tornare molto presto qui in studio, a regalarci un po' di calore, quello umano che ci manca un pochino. Andiamo adesso invece ad iniziare la puntata con l'intervista al VIP di oggi. Sto parlando di un uomo bellissimo, bravissimo, un amico di tutti, sto parlando di lui. Had my head underwater, had my mind undercover, had my faith in the gutter, underwater, water, 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 water. Esiste sempre una terza via, il fatto è che bisogna trovarla. E qual è? La diplomazia. Bisogna fare presto. Datemi qualcosa di scritto. Qualcosa di ufficiale che io posso usare per fermare le deportazioni. Lo so che lei ha già aiutato diverse persone, ma come fa a sopportare ancora questo incarico? Forza! No! Eccola! Forza, no! Ultima spinta! Forza! Eccola, signora, sta ruotando! Sta ruotando! Sta ruotando! Eccola qua! Eccola qua, la piccolina, eccola! È pronto? La signorina è già in televisione! Eccola. Tutto a un tratto parte la canzone con tutte le mossette. Lo sai come lo chiamano? Paper doll, bambolina di carta, canarino. È un numero, come arriva sul molo, tutti pronti per lo spettacolo. È un ragazzino, non sa ancora comportarsi. Lui non te rispetta. Perché? Kate, se non eri orfana, non chiedeva il permesso a tuo padre prima di portarti in... Cari amici di Fidati di me, abbiamo un grandissimo attore italiano, Sebastiano Somma. Ciao Sebastiano, ben trovato. Ciao Federica, come stai? Tutto bene, grazie. È un po' che non ci si vede, sono felicissima però di poterti intervistare, anche se a distanza, ma come sai, in questo periodo ormai un anno che dobbiamo attuare, insomma, delle, diciamo così, delle dinamiche un po' particolari che spero possiamo abbandonare il più presto possibile. Però la comodità della distanza è soltanto la comodità anche dell'approccio in queste situazioni, che noi auspichiamo tutti che possano sparire quanto prima, nel senso che magari io sopra, ecco, vedi, ho messo una giacca, però sotto potrei stare anche in pantaloncini corti, voi non lo sapete. Infatti hai ragione, però io credo che... tutti noi ne faremmo benissimo a meno, preferiremmo uscire ed essere tutti più sereni, però va bene, dai. Mancherebbe. Piacere parlare con te, riparlare con te dopo tanto tempo. È vero, abbiamo fatto insieme un programma su Rai 1 e abbiamo fatto anche dei viaggi insieme, sempre con, mi sembra, Rai International, insomma abbiamo fatto qualcosina insieme. E grazie veramente per dimostrarmi, insomma, la tua amicizia, rendendomi omaggio con questa intervista. Ci mancherebbe, poi è un piacere parlare anche con la tua regione, dove ho tanti amici, quindi... L'Abruzzo. Sei molto amato, perché devi sapere, insomma, che abbiamo lanciato, noi lanciamo sempre in settimana l'assist, no, sull'ospite che abbiamo poi in puntata, e devo dire, tante signore, caro Sebastiano, chissà perché... Sono contento, ma insomma, devo dire che... Questo aspetto è una cosa molto bella, perché comunque alla fine fa parte del gioco della vita, no? Quello di
perché no, di poter trasmettere qualcosa, anche in quel senso, insomma, anche sotto il profilo della piacevolezza della persona in senso largo, insomma. Esatto. Però è bello anche, devo dire che per fortuna ho tanti ammiratori anche dei signori ragazzi, anche devo dire che quando ci si riconosceva meglio senza la mascherina per strada. È vero, devo dire che molti, molti giovani, molti ragazzi, ma anche signori proprio mi dimostrano stima e simpatia. Questa è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Sebastiano, tu però, sei uno degli attori. Poi dopo questa presentazione che avete fatto, bellissima, non poteva essere altrimenti. Grazie. Complimenti. Ma noi abbiamo il nostro tecnico Antonio D'Ottavio che fa delle clip meravigliose. Bravo. E bravo, quindi Antonio, è vero. Mi piace soprattutto la scelta che avete fatto dei pezzi, anche dello sguardo dal ponte di Miller. Ha scelto dei bei pezzi, Antonio, complimenti. È veramente, veramente molto attento e molto bravo su queste cose, quindi veramente siamo felici di poterla avere in squadra qui con noi. Allora, caro Sebastiano, sei forse uno degli attori più amati del mondo, insomma, del cinema italiano. A 20 anni ti sei trasferito dalla tua Castellammare di Stabia per andare a Roma per inseguire, insomma, i corsi di recitazione, insomma, per cominciare a mettere dei piccoli passi avanti su quella che tu volevi fortemente diventasse la tua professione di vita. E ci sei riuscito. Tanti sono stati i sacrifici, ma anche tante le soddisfazioni, perché hai iniziato i tuoi primi lavori con Aldo Giuffrè a teatro, poi Rosalia Di Maggio e le sorelle Materassi. Insomma, la tua carriera, diciamo, è iniziata a piccoli passi, ma passi già, direi, belli sostanziosi, perché parliamo di calibri pesanti, giusto? Vabbè, direi Rosalia Maggio, Pupella Maggio, Aldo Giuffrè, insomma, hai fatto dei nomi importanti. Sì, in effetti io sono nato a Castellammare di Stabia, che comunque è una città, perché è bella grande, che ha dato i natali anche a tanti artisti importanti, tra cui Viviani, Raffaele Viviani, Annibale Ruccello e tanti altri attori, musicisti. Quindi, insomma, sono nato in una terra, anche la stessa Castellammare, che comunque già di per sé respira arte, anche sotto il profilo proprio della bellezza, non solo attoriale, ma anche figurativa, musicisti, pittori, insomma è un bel centro molto vivace sotto questo aspetto. E poi mi sono trasferito a Napoli appunto a pochi anni, a 7-8 anni, dove ho fatto il mio percorso sia di vita scolastica che quella attoriale, tant'è che a 15 anni sono entrato dentro una compagnia giovane, filodrammatica, come spesso fanno i giovani attori, no? Che i giovani che si avvicinano per il piacere di condividere qualche cosa, per condividere delle emozioni, per condividere un gruppo, perché ci sono belle ragazze, per tanti motivi, no? E si condivide un percorso. E io ho iniziato intorno ai 15 anni questo percorso e facendo proprio teatro molto filodrammatico, come si dice, nel senso che eravamo tutti attori che pensavamo, speravamo di poter fare solo bella figura e basta, non c'era nessuna velleità. Che poi invece è diventata un po' più presente quando mi sono trasferito a Roma e ho cominciato a studiare, ma è stato anche lì un percorso molto lento, che è durato, sta durando per fortuna ormai da 38 anni, insomma sono 38 anni di carriera che mi porto sulle spalle. Beh, non è solo fortuna, ma è anche tanto tanto talento, e infatti… Anche fortuna, perché ci vuole, è importante anche la fortuna. Il talento. Hai ragione, quella dose di fortuna ci vuole sempre, però come dico io, caro Sebastiano, se poi non hai le armi per andare avanti, non hai talento, ci vuole forza, talento, fortuna, esatto. Forza, quando io dico forza è perché lavorare in questo ambiente è veramente faticoso sotto tanti punti di vista, devi imparare tanti meccanismi che sono sicuramente difficili, complessi. E quindi io ho faticato un po' tanto, perché all'inizio ero disattento, tra virgolette, nel senso che comunque ero un ragazzo così mi piaceva godere la vita, di godermi la vita in tutte le sue sfumature, quindi mi approcciavo al lavoro in maniera attenta, ma anche in maniera leggera, non in maniera ossessiva. Probabilmente questo ha segnato un percorso più lento, però fatto di quella gavetta che dicevi tu prima.
perché ho, comunque in tutto questo l'ho sempre condito da grande attenzione, e quello è un messaggio che rivolgo anche ai giovani, che bisogna sempre prendere con molta attenzione tutto quello che ci viene offerto dal panorama della vita, no? Dal suo quotidiano, e poi andare a teatro, andare a cinema, chi ha voglia di fare questo mestiere soprattutto. Invece per lo spettatore è importante, perché comunque fare, andare a teatro, andare al cinema, andare a vedere una mostra è un arricchimento che ci portiamo dietro a prescindere. Assolutamente, ha perfettamente ragione. E abbiamo detto insomma che la tua carriera è iniziata dal teatro, dalla tua più grande passione, che poi hai sempre portato avanti anche negli anni, però è stata anche notata la tua bellezza, e possiamo dirlo, c'è stata anche una parentesi nella tua vita in cui sei stato protagonista di molti fotoromanzi, per poi passare alla televisione, voglia. Giusto? Voglia, 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 grazie per la bellezza, sei molto gentile, però... È la verità, diciamo che... non mi sto inventando troppo, niente, è palese, caro Sebastiano. Troppo buona, troppo buona. E, beh, no, anzi, io ho una fetta importante della mia vita legata al mondo del fotoromanzo. Scherzi, ma ancora oggi mi sembri quasi nordico. Quindi, come all'epoca i fotoromanzi vendevano in tutto il mondo, vendevano dappertutto, anche in Norvegia. E quindi il direttore mi propose questo nome, Chris Olsen, perché in qualche modo. E quindi noi venivamo tradotti in tutte le lingue del mondo. Il nostro fotoromanzo veniva, che tra l'altro è un prodotto tipicamente italiano, il fotoromanzo, è una delle cose a livello artistico che è nata proprio in Italia. Tanti non sanno nemmeno cos'è il fotoromanzo, magari le persone che ci stanno vedendo adesso hanno la possibilità di informarsi, perché tanti ancora non sanno più che cos'è. Sono delle storie d'amore soprattutto, e non solo d'amore, perché poi sono stati trattati anche argomenti più tosti, io insomma ne ho interpretati alcuni anche con dei messaggi molto tosti, comunque... E sono storie d'amore chiaramente finalizzate a far sognare, evadere, con un buono, un cattivo, con una complessità leggera, fatta chiaramente, interpretata da persone fondamentalmente fotogenici, che comunque hanno un appeal verso la spettatrice soprattutto, e anche nello spettatore. Quindi un fenomeno italiano venduto in tutto il mondo, e io comparivo come Chris Olsen, quindi quando mi chiamavano per strada dicevano Chris, io dicevo oddio, ma chi è questo qui? Mi confondevo un po', no? Facevi difficoltà a collegarti insomma col Chris. Poi ritornai al mio nome per quando poi feci una trasmissione in televisione che era Mama non Mama, diversi, come conduttore, e lì comparivo col mio nome Sebastiano Somma, e quindi anche nel mondo dei fotoromanzi ripresi per un periodo il mio nome Sebastiano Somma, che insomma piano piano abbiamo parlato di televisione, e sei stato anche insomma uno dei protagonisti di Caramba che sorpresa, e insomma tante sono state le cose che hai fatto, veramente ci vorrebbe veramente. Ho condotto televisione, sai, Rai International, dicevi prima, Rai International, sì assolutamente, tantissime, ma volevo soffermarmi sul tuo primo film cinematografico, sul tuo primo film in assoluto, che è stato Un jeans e una maglietta, giusto? Ho studiato 1982, 81, 83, insomma comunque è classificato come 1983 col mitico Nino D'Angelo, la regia di Mariano Laurenti, sì, non mi dire che hai anche immagini di repertorio, no? No, ma okay. Me le andrò a guardare, le troverò, no, tranquillo. Però è stata in effetti la mia prima e simpaticissima opera, di cui porto un grande ricordo, anche con Nino D'Angelo siamo ancora amici, siamo rimasti in piacevolissimi rapporti. Meno male. Che poi dicevi prima, questo lavoro è veramente tanto complicato, è difficile da capire i meccanismi, però si possono anche instaurare belle amicizie che durano negli anni. È molto raro però, apro e chiudo parentesi, ma ci sono anche quelle eccezioni lì, e quelle che rimangono, e quelle amicizie vere sono quelle che rimangono poi nella vita, perché essendo una cosa rara trovarle in questo mondo, quelle che ci sono proprio concrete, giusto? Non è facile, perché ovviamente tu passi da un set all'altro, quindi non è che puoi instaurare un rapporto profondo con chiunque, però rimane un rapporto a vita, segnato da quell'esperienza, perché comunque anche se è un'esperienza di 3 mesi te la porterai dentro tutta la vita. È vero. Ci sono delle opere in particolare dove tu magari hai radicato
un sentimento più profondo, questo dipende un po' da tante circostanze, dalle persone, dagli incontri, l'incontro che è determinante, come racconto anche in uno spettacolo che ancora rifarò appena sarà possibile, che parla della vita artistica dei due grandi poeti, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Questo è uno spettacolo che si chiama Lucio incontra Lucio, incontra, vedi la parola incontro. Tutto è determinato da un incontro nella nostra vita, sia sul piano personale. Già ci sono le immagini. Sebastiano, no, stiamo mandando le immagini di un Ginzo Ramaio. Vedi come siamo pronti? Ma lo vedi la nostra regia? Che bravi che sono! Questa è la scena clou poi dove io mi ingenuisco, perché io sono il cattivone del film, vedi, irriconoscibile ovviamente, sono il cattivone, antipatico, figlio di ricchi, invece Nino è il povero, la persona, il gelataio, esatto. E quindi c'è sta competizione in amore tra me e lui che alla fine porta poi a un cazzotto, il famoso cazzotto in faccia che io do a Nino D'Angelo, che ogni volta che ancora, come un film che mandano in onda in continuazione, ogni volta che mi incontro, ma chi lo cazzotta Nino D'Angelo? Era tutto così mi dicono, no? Comunque permettimi di fare un applauso personale alla mia regia, ai miei tecnici, perché sono prontissimi e sono veramente molto molto bravi e disponibili. Tante, abbiamo detto, tanti film, ma tante anche le fiction. Volevo ricordare quelle, insomma, su cui hai segnato veramente la storia, Senza confini e Madre Teresa, due ruoli veramente molto molto importanti. Sei molto amato appunto nella fiction e so che vieni, insomma, chiamato veramente su molti set per interpretare ruoli fantastici. Diciamo che mi scelgo ultimamente molto, quindi sono un po' meno presente, ma perché scelgo dei progetti che mi sono più vicini. Ma come dici tu, dopo tanta gavetta, dopo aver raggiunto tanti successi, alla fine uno ci si può anche permettere di fare scelte più ponderate, di non dover per forza accettare tutto e quindi fare e selezionare la qualità che uno crede, insomma, sia migliore per se stessi, insomma. Quindi ha una domanda che mi fece un giornalista tipo 15 anni fa, 20 anni fa, che mi chiese qual è il suo sogno. Io risposi: il mio sogno è quello un domani di poter scegliere delle cose da fare. Ecco, quindi in parte è stato realizzato. Per fortuna. Però Sebastiano, insomma, non è soltanto un bravissimo attore, un bravissimo conduttore, insomma, fa parte del mondo dello spettacolo a 360 gradi, ma è anche una persona che ama molto il sociale, ama molto anche fare beneficenza e unirsi a grandi associazioni. Io colgo l'occasione con te, Sebastiano, perché insomma mi ha dato tu l'assist proprio ieri quando ci siamo sentiti al telefono, di ringraziare innanzitutto un'associazione molto importante che ha proprio la sede nazionale qui a Pescara, e parlo dell'associazione Adricesta, che si occupa proprio dell'infanzia, di curare tutto ciò che riguarda i bambini. Una su tutte ringraziamo la presidentessa, che è una nostra ormai amica, Carla Panzino, che inviteremo molto presto qui in studio. Oggi purtroppo non è potuta essere qui perché ti volevo fare una sorpresa, ma non ci siamo riusciti, Sebastiano, ma molto presto la inviteremo. Ma c'è un altro progetto. Che continuate a sostenere questa, come fai già, queste associazioni. E Carla è veramente un vulcano, Carla Panzino è veramente un vulcano. Esatto. Quello che è riuscito a fare in questi anni è qualcosa di straordinario, è chiaramente finalizzata ai bambini, ma ormai un po' per gli aiuti, finalizzato agli aiuti un po' alle strutture ospedaliere in generale, fa delle cose incredibili, ma sarà lei poi a raccontarvelo in maniera più attenta. Adesso Sebastiano, io parlerei con te le ore, però siamo già in chiusura. Siamo quasi in chiusura, ma tu devi dedicare 4-5 ore a me. Hai ragione, però scusami Sebastiano, ti posso reinvitare, no? Possiamo fare una doppia intervista e parliamo dell'altra parte della tua vita. Io oggi mi sono dedicata al tuo lavoro. Devi sapere in anteprima che sto quasi, forse anche incidendo un disco, una cosa straordinaria. Ma questo è uno scoop! Una canzone d'amore scritta da Lanza e musicata da Monetti e Cascone, che è una cosa sull'amore libero, l'amore sentimento universale, questo sentimento così bello che dove non bisogna mai costringere l'altra persona a fare, capito, ad amare per forza. Insomma, allora adesso ti dico una cosa, Sebastiano, una promessa.
faremo sì. un'altra intervista quando questo singolo uscirà, e il nostro Antonio D'Ottavio utilizzerà sì. questa canzone come sottofondo per la tua nuova clip sì. e aggiungeremo anche la dicitura cantante, quindi poi ce l'hai tutte, ok? Poi faremo l'altra da ballerino più avanti, ok? Quindi, esatto, allora. Esatto, ma mai dire mai nella vita, mai giusto? Mai dire mai. Chiamiamo Milli subito e qui facciamo partire con Ballando. Milli qualche anno fa mi ha contattato, però insomma ancora non riuscite a combinare i tempi giusti, no? Perché sei sempre impegnatissimo. Sebastiano, volevo parlare di un progetto. Sì. Prima di salutarti volevo parlare di un progetto insomma che ti vede impegnato proprio fra pochissimi giorni, che è un progetto che in un certo senso è legato anche alla nostra regione, giusto? Ah sì, come no, volentieri, parli del documentario del Rodi, che è un documentario a cui ho prestato la voce come voce narrante, che racconta una tragedia purtroppo che è legata alle Marche, San Benedetto del Tronto, un motopeschereccio che naufragò proprio davanti alla costa di San Benedetto e che è successo 50 anni fa, quindi hanno voluto creare una storia, un documentario legato proprio a questa tragedia, e in parte c'è anche l'Abruzzo, perché il recupero di questo motopeschereccio fu effettuato ad Ortona. Si parla molto in questo documentario anche delle incursioni in Abruzzo, per cui mi piaceva che, l'idea anche mi fa piacere che tu l'abbia sottolineato, perché c'è la possibilità che voi lo vediate alla fine di questo documentario che dura mezz'ora, c'è anche un pezzettino, una coda di un recital che io faccio, che è tratto da Il vecchio e il mare di Hemingway, e tutto questo avverrà domenica 28 alle 21:15. Basterà collegarsi sul sito di www.marcheinscena.it ed è gratuito. Okay. Sì, Marche in Scena alle 21:15 è gratuito, quindi basta digitare www.marcheinscena.it e avete la possibilità di vedere questo documentario molto bello, tra l'altro realizzato da due registi molto interessanti, giovani e interessanti, con delle animazioni, così, con la mia voce narrante, e poi alla fine questo piccolo recital tratto da Il capolavoro di Hemingway, Il vecchio e il mare. Poi più avanti ci sarà un film in uscita che si chiama Una sconosciuta, diretto da Fabrizio Guarducci, racconta una storia tratta da un romanzo che parla un po' di questo che stiamo vivendo in questo periodo, ma in chiave di speranza. Quindi anche questo sarà un'opera interessante da vedere quando uscirà. Intanto godiamoci la vita, Federica. Speriamo presto, speriamo presto. Sebastiano, veramente io vorrei poterti rintervistare quanto prima, magari quando queste barriere delle zone rosse, arancioni, verdi e gialle finiranno, magari averti anche ospite fisicamente qui in studio, così ti fai una passeggiata nella nostra regione. E ti ringrazio. Con grande piacere. Ti ringrazio infinitamente, Sebastiano. Un abbraccio, un bacio grande. Auguri a te, ai tuoi collaboratori e a tutti i tuoi telespettatori. Grazie Sebastiano Somma. Sebastiano Somma, fidati di me. E adesso voi non andate via, perché andiamo soltanto un attimino in pubblicità. Fidati di me. Fidati di me. Cari amici, siamo tornati in studio. So che tante signore aspettavano questo momento proprio per prendere i consigli dai miei angeli, ma per questa settimana abbiamo dovuto fare un piccolo pit stop. Volevo comunque salutare tutte e tre i miei angeli, Lisa Angelone, Barbara Rabottini e il carissimo Loris Danesi, che purtroppo è stato a contatto in questi giorni con un positivo e quindi è in quarantena preventiva. Gli mandiamo un grande bacio. Loris, ti aspettiamo, incrociamo le dita, speriamo tutto bene, ma non ti preoccupare, perché lo spazio degli angeli tornerà quando tu sarai pronto. Stai sereno. Un abbraccio grande a voi ragazzi, ma adesso è il momento di accomodarci e di andare avanti con la trasmissione. Ecco appunto Antonio, non ti vedevo da un appunto, po'. Buonasera a tutti, appunto. Buonasera. Io mi accomodo oggi. Ti accomodi? Sì, anche io voglio utilizzare. Sono comode, vero? Io non vorrei rompere le sedute, non le vorrei sfondare, però sono comodissima. Ah, ecco così.
È vero che sono rimasto senza una spalla, ho appena sentito. Sì, purtroppo oggi Lisa non c'è, come anche Barbara e Loris. Io ho fatto del mio meglio. Siccome mentre stavo aspettando dietro le quinte è arrivato un pacco per te. Davvero? Sì, un pacco per te. E io... Aspetta, di solito a Roma si dice quando ti arriva un pacco, insomma, non è una cosa proprio positiva. Ecco, siccome non sapevo se era uno scherzo e quant'altro, io mi sono permesso di farmi un po' i fatti tuoi. Ho aperto il pacco e ho visto che sono cose buone. Ecco, mi sono scritto anche la frase che diceva: per te Federica che sei dolce come il miele. Wow, e allora... è un mio ammiratore. Ma lo scopro. Lo scopro. Nel frattempo io oggi ho la mia valletta, quindi entri nella mia valletta. Hai provveduto una valletta? Sì, bravo. Quello che passa un po' il convento, insomma. Ecco, prego valletta. Grazie. Ecco, posso? Lui è Paolo. Cioè, ti potevi impegnare un pochino di più. Vabbè, un po' la meno peggio, quello che passano con peggio, insomma. No, allora, grazie Paolo. Insomma, salutiamo il nostro Paolo, insomma, che ci dà sempre un aiuto qui a Fidati di me, quindi fa parte della famiglia. Però ti potevi sforzare un attimino, perché secondo me già se uscivi fuori dagli studi di Rete 8 avresti trovato qualcosa di meglio. Ma guarda che giovane guarda, guardalo. Uomo di montagna, il gusto ci guadagna. Ecco, uomo di montagna che ci guadagna, ma stai messo proprio male. Vabbè, comunque, vediamo. Faccio io? Fai. Tanto hai aperto tu, quindi. Wow! Miele, mille fiori. No, che squisitezza. Ma evidentemente questo fan sapeva che io adoro il miele e quindi ne faccio veramente tanto uso. Poi il miele ha tante qualità nutritive, soprattutto anche di, a parte nutritive, diciamo, ma anche antiossidanti, insomma, veramente tantissime proprietà. Io ne faccio un uso spropositato. Lo so che è sbagliato, perché bisogna dare sempre la buona dose a tutto ciò che, insomma, che si fa, però, insomma, io sono proprio ghiotta di mele, sono un po' un orsetto. Anche io, si vede. Io sono l'orso e lui pure. Tu l'hai mangiato, l'orso. È marsicano. No? Più o meno. Lui è marsicato, lui l'orso l'hai mangiato. Io ci ho fatto. Va bene. Comunque, apicoltura Luca Finocchio, li volevo ringraziare perché so, insomma, che sono stati loro gli artefici, vero? Sì. Vedo da lì. Poi, vedo. Miele di melata di bosco. Wow! Miele di girasole. Sì. E poi per l'orsetto. Sì. Wow! Il miele di castagno. Ma che bello, no, facciamoli vedere perché sono troppo carini, fatti a forma di orsetto. Posso fare un appello? Dimmi. Amici di Rete 8. Mi preoccupi già. Antonio accetta tutto, l'arte e presetta apprezziamo tutto. Quindi se volete darci questi begli omaggi, non esitate a farli, capito? Noi non ci offendiamo mica, anzi ci offendiamo se non ce li mandate. Insomma. Antonio, falla finita. Allora posso rimettere? Con calma. Adesso invece, visto che andiamo avanti con la trasmissione, è il momento del nostro giro tondo. Questo è bello questa settimana. Vediamo dove sei andato questa settimana, dalla nostra clip. Fidati di me. Sul cucuzzolo della montagna, con la neve che è ancora qui, a Gamberale oggi noi siamo. Federica, divertiti! Ciao Federica, oggi siamo a Gamberale. Il paese è posto a 1343 metri sul livello del mare, è il comune più alto della provincia di Chieti. E oggi, da questa altitudine fantastica, vedremo, oltre a paesaggi stupendi, dei luoghi incantevoli. Piazza San Lorenzo sorge la chiesa madre di Gamberale, la chiesa di San Lorenzo Martire, che
che, come riporta un'iscrizione posta sul portale, fu costruita nel 1709. La facciata è a capanna ed è intonacata, presenta rimaneggiamenti nel portale, nella finestra e nell'oculo. Il campanile è a tre livelli scanditi da cornici marcapiano ed è addossato alla chiesa. I primi due livelli sono intonacati, mentre l'ultimo è in mattoni. L'interno della chiesa è a navata unica con volte a botte e sono riportati sulla volta stessa tre affreschi, il primo con la creazione del mondo, il secondo riportante scene del martirio del santo Lorenzo e il terzo che ricorda l'annunciazione della Beata Vergine Maria. Pregevole, nella cantoria sopra l'ingresso, l'organo da chiesa risalente al 1850, costruito da Gennaro e Nicola D'Onofrio, con 25 canne, 50 tasti, pedaliera da 8. Passeggiando per il paese salta agli occhi Casa Pollice, fatta risalire anch'essa al XVI secolo. L'edificio è a tre piani. Interessante nel palazzo è il portale in pietra calcarea inserito in due contrafforti al centro della facciata principale. Inoltre è degno di essere menzionato la presenza di un ciclo di fontane scolpite da un artista lituano, la fontana di Atteone, la fontana del Lupo e dell'Agnello, la fontana di Alfeo, la fontana di Aci, Galatea e Polifemo. Forse un giorno ci sarà anche la fontana di Antonio, Settimio e Alberto. Siamo giunti al tavolo finale qui della stupenda Gamberale e i nostri amici, forse sapendo il fatto che io apprezzassi moltissimo i dolci, mi hanno fatto trovare una selezione delle prelibatezze dolciarie che appunto il paese offre. Vado a presentarvele: crostata di marmellata, pizzelle nella duplice veste di marmellata e senza, e poi, siccome siamo in quaresima, cara Federica, non mancano i fiocchetti della quaresima. E che dire, siccome sono da solo, anzi c'è un cane, prima che viene mi sa che qua mi devo tutto io pappare. E allora Federica, da Gamberale è tutto, e con il fiocchetto in mano ti mando un bacio, ma intanto me lo mangio piano piano. No, io vorrei sapere se riuscirò un giorno a trovare, Antonio, una clip dove tu non stai mangiando qualcosa. Impossibile, impossibile. Ma vabbè, mi sforzerò, prima o poi devo parlare io prima con i comuni, dove vai, con le organizzazioni. Penso che sarà impossibile. Per farti trovare una tavola completamente vuota, soltanto acqua, nemmeno pane, solo acqua. Bene, oggi dobbiamo presentare il sindaco di Gamberale. E che canzone preparato, Antonio? Adesso te la faccio ascoltare. Vai. Nel chietino più in alto paese non c'è, e vi consiglio di andarci perché vedrete dall'alto voi il sole brillar e ciò fa incantar. Se sali poi ancora il castello vedrai, l'intera vallata da lì scoprirai. Non puoi non fidarti, sì, tu presto ci andrai. E aggiungo poi, mangiando una pizzella,
lo sai che Gamberale è proprio bella. Lo sai che Gamberale sta in alto, in alto, in alto. Il sindaco è Maurizio, il sindaco è Maurizio. Lo sai che Gamberale sta in alto, in alto, in alto. Il sindaco è Maurizio, che mosa lo che qua. Facciamo entrare il sindaco di Gamberale. Prego Maurizio, buonasera. Grazie. Maurizio Bucci, buonasera, ben buonasera, trovato. Federica. Complimenti per l'eleganza, sindaco. Grazie. Come vede Antonio non lascia la scena se non porta via il suo ultimo pezzo di pizzella. Che ci vuole fare sindaco? Questo ormai è il nostro tarlo. Lo abbiamo già conosciuto. Sindaco, questa è la frase che mi dicono tutti i sindaci appena arrivano qua. Lascia il segno, Antonio, ma non è il solo, ricordiamoci, non è il solo, perché ha la sua cric, insomma, di cameraman e assistente che si porta dietro, che non sono da meno. Comunque. Abbiamo visto. Abbiamo visto, vabbè, lo sapete. Che figure ci fate fare? Guarda, vabbè, sindaco, prima o poi verrò io a Gamberale, giuro sarò a dieta, non mangerò nulla. È difficile però. È difficile, è vero, perché difficile. Qui in Abruzzo, devo dire, si fa difficoltà, anzi, credo che proprio non esista un solo posto dove si mangi male. Mm-hmm. Veramente è impossibile questo, come dice Antonio, è impossibile. Sindaco di Gamberale, un nome particolare Gamberale? Sì, un nome particolare perché... Paese, un paese che risale al XII secolo, il nostro, le prime origini sono quelle, venne chiamato Gambarum, poi il paese in quel tempo veniva passato di mano in mano alle famiglie che avevano denari da spendere e arrivò a dei monaci e viene dato un nome Gamarus, che però poi alla fine non si sa se è quello vero. In realtà sullo stemma di Gamberale noi troviamo un gambero. Sì, ho visto anche dalla clip, infatti. Potrebbe anche essere legata, la leggenda dice che potrebbe essere legata anche alla grande presenza di questo crostaceo nelle nostre acque, perché noi, essendo un paese di montagna, abbiamo diversi ruscelli di montagna e ancora tutt'oggi sono pieni di questo crostaceo di fiume, quindi il gambero di fiume, che tra l'altro di cui è vietata la raccolta, è una razza, è un crostaceo protetto tutto l'anno H24, perché è, tra l'altro è un termometro ambientale straordinario, perché la presenza di una minima percentuale di inquinamento ne provoca l'estinzione, quindi siamo anche orgogliosi di ospitarlo tra quindi i nostri. Più ce ne sono meglio è. Ecco. Quindi c'è anche il nostro stemma che raffigura, e probabilmente nel momento in cui è stato dato il nome si è fatto un po' da Gamarus, Gambarum, Gambero, e è stato raffigurato questo gambero. Ecco, Gamberale, come ci diceva Antonio, è proprio nel punto più alto del Chietino, quindi avete una skyline più unico che raro, giusto? Sì, noi siamo il comune, io lo dico sempre con molto orgoglio, perché siamo il comune più alto della provincia di Chieti a 1343 metri. Poi loro sono capitati, la troupe è capitata in una giornata splendida, tra l'altro, dove riusciamo tranquillamente a vedere dal castello, si riesce a vedere quando le giornate il cielo è terso, si riesce a vedere il mare, Punta Pene, quindi siamo molto distanti ed effettivamente si apre uno scorcio, una skyline straordinaria, ed è uno dei nostri punti di forza, diciamo, perché chi arriva a Gamberale in un certo modo trova questa pace ambientale. Ecco, era anche un punto strategico nella Seconda Guerra Mondiale, giusto? Sì, noi facevamo parte della linea Gustav, la storia insomma è anche abbastanza recente, noi confiniamo con il Molise, noi abbiamo il fiume Sangro giù a valle di Gamberale, e dall'altra parte c'era il Molise, c'era Capracotta, Pesco Pennataro, dove c'erano gli inglesi, e dalla parte nostra c'erano i nazisti che avevano fatto appunto di Gamberale il punto strategico loro, con i vari generali che sono stati ospitati per tanto tempo, quindi c'è anche molta narrazione, è stato molto scritto anche su quelle che sono state le varie vicende. Gamberale ha pagato anche un tributo molto alto in termini di vittime, perché purtroppo si tentava, ecco, io ricordo da bambino i racconti di mia nonna, insomma, del famoso sfollamento, che calarono a valle, attraversarono il fiume di notte al freddo con i bambini sulle spalle, insomma. E dall'altra parte c'erano gli inglesi, che poi, e quindi c'è stata la parte del bombardamento, da Capracotta a Pesco Pennataro sparavano verso di noi e i tedeschi si difendevano, quindi siamo stati diciamo oggetto
di... Ecco, oggi parliamo di una guerra diversa, che è la guerra contro questo nemico invisibile che è il Covid. Come è stato, diciamo, vissuto e come state vivendo a Gamberale ma questo momento? In realtà noi lo viviamo con molta attenzione, ma per una ragione molto semplice: siamo un paese soprattutto abitato da anziani. Rispetto a quelle che sono le casistiche che ci possono essere, Chieti, Pescara o altre città che hanno una densità cospicua, rispetto a noi oggi il vecchietto può uscire di casa, va nell'orto, si fa la chiacchiera, comunque all'aria aperta il Covid non ha tanto modo di... Esatto, diciamo che è più vivibile la situazione. Più vivibile assolutamente, però bisogna stare attenti soprattutto al Covid di ritorno. Oggi sappiamo che arriva soprattutto da quelle che possono essere le scuole e da quello che può essere anche il nostro bacino industriale. A noi vanno a lavorare molti in Val di Sangri, in Sevel, e quindi che è un'azienda molto grande, quindi là ci potrebbe essere qualche problema. Abbiamo avuto qualche caso positivo immediatamente circoscritto, per fortuna non abbiamo avuto focolai, per questo possiamo solo ringraziare Dio, perché qua dobbiamo anche pregare, perché effettivamente oggi soprattutto, come le notizie di stamattina, navighiamo a vista, le notizie di stamattina che a metà marzo avremo un picco di contagi. Francamente, noi abbiamo fatto uno screening una ventina di giorni fa su tutta la popolazione e per adesso non abbiamo necessità. Quindi ecco, raccomandiamo sempre alle persone di stare attenti col distanziamento, mascherine, le solite cose. Anche noi, anche se alcune volte non basta nemmeno l'attenzione, perché noi abbiamo, ecco, diciamo, magari uno sta a contatto con una persona che non sa assolutamente di essere positiva perché è completamente asintomatica, e da lì si può scaturire, insomma, un focolaio che poi, insomma, si fa difficoltà a contenere. Comunque, chiudiamo la parentesi Covid, perché noi oggi vogliamo parlare solo delle cose belle, ma prima di parlare di quest'altra cosa bella volevo far vedere le immagini appunto del castello di Gamberale. Il castello si trova nella parte più alta del cucuzzolo montuoso della città antica, circondato da abitazioni settecentesche in pietra. Domina l'intera Valle del Sangro e si trova a circa 1350 metri di altitudine sopra il livello del mare. Risulta costruito nel XIV secolo. Nel secolo precedente esisteva già una piccola torre di avvistamento, forse normanna, e nel corso degli anni passò di mano in mano in seguito a nobili famiglie. Nei secoli successivi il castello fortezza fu usato come prigione e quartier generale per dominare la valle. Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu occupato dai nazisti. A causa dei bombardamenti alleati e tedeschi, la struttura venne danneggiata. Il successivo terremoto del 1984 fece crollare la torretta di guardia, che venne ricostruita con aspetti moderni, cercando di ricalcare l'originale medievale. All'interno vi è una sala riunioni impreziosita con monumentali dipinti murali, opera dell'artista contemporanea Morena Antonucci. Meravigliose queste immagini che, come diceva lei, sindaco, la nostra troupe è arrivata proprio in un giorno molto, molto bello. Tra parentesi abbiamo visto del nevischio, quindi insomma è una giornata molto particolare e molto bella. Il castello di Gamberale. Ma il castello di Gamberale è il nostro fiore all'occhiello, è qualcosa di straordinario che ha anche una storia importante, ci sono tante storie che vengono raccontate e sicuramente oggi è il punto più alto del comune, è un luogo dove noi abbiamo fatto anche diversi convegni perché si presta molto a questo tipo di attività. All'interno, come avete visto, è affrescato da alcuni disegni di Morena Antonucci di cui abbiamo fatto diverse mostre, insomma è una pittrice molto apprezzata a livello internazionale ed è utilizzato per quelle che sono della convegnistica. Proprio in questi giorni abbiamo, diciamo, chiuso una serie di ragionamenti per farlo diventare, anche con il Parco Maiella, un centro congressi a tutti gli effetti, perché ricordo anche che Gamberale è uno dei paesi che dei 39 del Parco Maiella, e quindi stiamo ragionando sull'utilizzo che ne possiamo fare con una certa costanza rispetto a quelle che sono altre sedi che invece poi alla fine non possediamo. L'unico problema è che l'inverno, ovviamente essendo in un punto particolare per arrivarci, è chiaro che ci dobbiamo attrezzare in quel senso.
Assolutamente. Sindaco, come tanti paesi, insomma, negli anni ci sono state tante persone che hanno lasciato il proprio paese per emigrare anche in America, insomma, da tutte le parti del mondo, per poi tornare nel proprio paese e riportare anche un po' di quelle tradizioni che hanno conosciuto nel corso della vita, nel corso di questa emigrazione. E a Gamberale sopravvive la società di San Lorenzo, giusto? Sì. Di cosa si tratta? Beh, in realtà c'è la società di San Lorenzo, sono delle società di mutuo soccorso, cioè la società di mutuo soccorso Sant'Antonio. Queste venivano create prima con un contributo di ogni singolo cittadino che aderiva alla società di mutuo soccorso e soprattutto nel momento in cui c'era un decesso in famiglia ed era iscritta alla società di mutuo soccorso, ecco, si andava incontro a quelle che potevano essere le spese funerarie o quello che poteva essere un aiuto di carattere economico. Questa soprattutto la società di mutuo soccorso di Sant'Antonio ancora è funzionante, particolarmente anche gremita, tra l'altro ne faccio parte anch'io, si riunisce diverse volte l'anno e fa quelle iniziative sociali, quindi le feste patronali, se c'è necessità di fare qualche intervento per la chiesa, insomma, si fa questo tipo di attività. Così lo fa anche la società di San Lorenzo, erano delle associazioni che prima funzionavano per il sociale. Abbiamo un disturbatore, cosa c'è? No, sono la società di Sant'Antonio, di fidati di me, è un mutuo soccorso, gradite un caffè? Grazie, gentilissimo. È il momento giusto. Grazie Antonio. Prego. Grazie. Assistente. Oggi giustamente la tua valletta. Sindaco, mi dispiace ma lei oggi è capitato male. Malissimo. Deve sapere malissimo. Che Antonio ha un'assistente molto molto bella, la nostra Lisa Angelone che salutiamo, che tornerà dalla prossima settimana. Ecco, chi ha manga Paola? Va. E quindi è sostituito lui ha trovato questa sostituzione. Diciamo che Antonio non è che ci ha visto proprio bene oggi, ma questo passa il convento e va bene, ci arrangiamo sindaco, che vogliamo fare? Certamente. Parliamo invece di un illustre, diciamo così, concittadino per via paterna appunto di Gamberale e sto parlando del produttore televisivo americano Donald Bellisario. Sì. Beh, la storia di Donald Bellisario è una storia bellissima, tra l'altro ci sono diversi video che abbiamo fatto intorno al 2013, credo, perché la storia la racconto brevemente. Noi abbiamo sempre avuto notizia di questo grandissimo produttore che non ha fatto solo Magnum PI, ma oggi è uno dei più grandi produttori di serie televisive al mondo, è il più grande che c'è probabilmente. E lui era tornato la prima volta a Gamberale forse 35-40 anni fa ed era arrivato in anonimato, aveva fatto un giro, però nessuno aveva dato credito o conosceva, non c'era internet, quindi certo. Le notizie arrivavano fugaci, lui faceva parte, era molto amico dei presidenti americani, era amico di Frank Sinatra, quindi parliamo di un livello molto altissimo. Alto, esatto. Di Hollywood, di Los Angeles. Quel periodo mi viene in mente di scrivere una lettera, di invitarlo a Gamberale. Scrivo questa lettera prima di Natale, la scrivo in italiano e in inglese e mando questa lettera a due indirizzi che avevo recuperato attraverso internet. Passa questa lettera, non ha nessun esito, pensavo così, dice, questa lettera ormai non ha avuto esito perché erano passati circa 2 mesi e non avevamo notizia. Circa 3 mesi e mezzo di distanza, una mattina arriva una lettera in comune, era una lettera particolare con l'intestazione di Donald P. Bellisario, pergamenata, e niente, io nella lettera che avevo fatto, avevo scritto, carissimo Donald P. Bellisario, non so se tu ti ricordi di Gamberale, avevo esordito in questa maniera, io sono il sindaco, ci terremmo tanto che tu potessi farci visita, lo avevo sostanzialmente invitato. Lui nella lettera non solo mi dice come faccio io a dimenticare le mie origini, non le posso dimenticare, e ci manda una foto che custodiamo preziosamente a Gamberale. Di quando una foto, stato lì? No, della sua residenza a Los Angeles, una villa, megavilla ipergalattica con 27 piscine, scale, una cosa di quelle hollywoodiane, e all'ingresso c'è un arco, l'arco d'ingresso, sopra l'arco d'ingresso
ha scritto Gamberale. Wow, ci ha mandato sta foto, esatto, e abbiamo concordato la sua visita a Gamberale. Lui è stato 3 giorni, ha voluto visitare la casa dei suoi genitori, che è, chiaramente oggi è un rudere, ha fatto visita alle 2 chiese, si è intrattenuto con le persone, devo dire ha avuto un impatto straordinario, perché di un'umiltà, che bello, eccezionale. Poi ci trovavamo in quell'occasione, stavamo facendo un piccolo restauro alla chiesa, insomma abbastanza cospicuo, e si è trovato là, e devo dire che ha fatto anche un'elargizione importante, non ha voluto che questa cosa fosse andasse sui giornali, lo sto dicendo oggi, ma lui ha partecipato cospicuamente alla realizzazione di alcune opere della Chiesa, e quindi siamo veramente orgogliosi. In realtà gli ho inviato un'altra lettera un mesetto fa, perché se vuole venire a partecipare a Fidati di me, non, no, sarebbe male. Non sarebbe male, una lettera circostanziata, vediamo, non lo so, poi lui già non stava bene, quindi non so se oggi, chiaro, quelli sono degli... Nella prossima lettera, sindaco, aggiungiamo anche l'invito a partecipare a Fidati di me. Facciamo entrare il nostro caffè con la nostra valletta. Prego. Io pregherei dalla regia di non mandare la musica di Liz. Il tuo di dietro, insomma, non è come quello di Lisa. Lo so che il mio era meglio. Quindi ti prego, libera okay, libera il posto, perché non ci è piaciuto, insomma, lo so. Però oggi non c'è l'Alessio. No. Io provo anche con lui. Ma lui è abruzzese. Ma non è De Giglie. Ah, ok, quindi non è di Giulianova, ricordiamo che è di Villa Lago il nostro quindi, Paolo. Sai, ecco. È un po' diverso, le Eule è un po' diverso. Le Eule ha diverso, certo. Quindi, perché devi sapere, sindaco, che noi stiamo facendo una sorta di integrazione dialettica, la nostra Lisa Angelone, che è originaria di Salvador do Bahia, anche se sono 15 anni che è in Abruzzo. E Antonio sta tentando, puntata dopo puntata, di insegnargli un po' di dialetto di Giulianova, perché il nostro Antonio ha origini di Giulianova. E quindi stiamo facendo queste lezioni. Devo dire che la nostra Lisa si comporta molto bene. Sono soddisfatto. Oggi cambiando insomma la sua veste in quella di Paolo, proviamo a sentire. Speriamo Paolo. Che... Dai, sarebbe, allora... sarebbe stata l'11ª lezione. Ok, Lisa da casa, mi raccomando. Ma ascolta... aveva studiato, lo so, l'ho risentita. Ok. Quando noi dobbiamo, non possiamo incolpare le persone quando magari facciamo noi una mancanza. Ecco. E nel dialetto giuliese, ma così come in tutta l'abruzzese, questa cosa viene detta in questo modo. Io te lo dico in italiano. Sì. Che colpa ne ha la gatta se il padrone è matto? Traduci. Lo devi dire tu prima in... cominciamo male. Vedi che Paolo non è se te lo dico io il problema non si dice. Che colpa ne te la gatta se il padrone è matto? Prego. Che colpa ne te la gatta sul padrone Matt? Allora, intanto, preferisco Lisa, guarda. Preferisco Lisa, volevo spoilerare a tutti che il nostro Paolo sta a contatto con cervi, orsi, non ha problemi, ma quando vede cani e gatti c'ha paura. Quindi gli ha scelto proprio il detto sbagliato. Perfetto. Andiamo. Grazie. Grazie. Scusi, sindaco. Prego. Che noi beviamo questo ottimo caffè dell'Officina 5 Caffè, guardiamo insieme la clip e poi ne parliamo. Complimenti, perché so che ci tenete oggi a presentare questo nuovo impianto di risalita che servirà molto per il turismo di Gamberale, che diciamo è un vostro fiore all'occhiello di recente costruzione, anche se, sindaco, a me
Dispiace molto aver visto l'impianto completamente fermo e sappiamo anche il motivo, giusto? Sì, purtroppo, ma questa era una cosa preventivata, credo, anche già da Natale si sapeva che quest'anno non si sarebbe sciato. Il decorso della pandemia purtroppo è quello, bastava avere un po' di lungimiranza. Io ho partecipato anche a delle videoconferenze con l'assessore al turismo della regione Abruzzo, con tutti i proprietari di impianti sciovieri. Si è tentato fino alla fine, devo dire. La regione ha tentato fino alla fine di tentare l'apertura, però poi i protocolli sono quelli e non si può fare diversamente, purtroppo, perché alla fine si creano gli assembramenti, ci sono dei rischi e non credo valga la pena. Insomma, io sono uno sciatore da diversi anni, andiamo spesso all'estero anche a sciare, però quest'anno ci abbiamo messo una croce, se ne riparlerà l'anno prossimo. Però l'impianto c'è, l'impianto è nuovo e Gamberale, tutta la popolazione gamberale e il sindaco vi aspettano l'anno prossimo per provare insomma questo impianto di risalita e per poter sciare sulle piste di Gamberale. Sì, beh, noi lo abbiamo fatto soprattutto per andare verso un turismo di nicchia, ecco, esatto. Sciatori che vogliono sciare sulle montagne e fare le piste nere e rosse andranno da un'altra parte sicuramente, noi lo vorremmo fare, concepire come un momento particolare per le famiglie, soprattutto una scuola sci per i bambini, per le famiglie che non hanno voglia magari di avventurarsi in sciate particolari, quindi un momento, ecco, un momento, una giornata, trascorrere delle giornate in relax, questo dobbiamo fare, quindi noi dovremo soltanto semplicemente accogliere le famiglie con i loro pargoletti. Oh, verremo anche io con la mia sicuramente bambina. Sindaco, in chiusura insomma, dell'intervista che io riservo sempre al primo cittadino dei borghi che noi andiamo a rappresentare in ogni puntata, chiedo sempre perché bisogna venire in questo caso a Gamberale? Ma Gamberale è già meta turistica, noi abbiamo vissuto il periodo d'oro intorno tra negli anni 80-90, poi abbiamo avuto un periodo particolare che non, magari anche la mancanza di infrastrutture. Come amministrazione comunale abbiamo investito molto sulle infrastrutture, soprattutto per quello che è un turismo oggi lento. Quindi le passeggiate, le camminate, abbiamo realizzato insieme al Parco Maiella 35 km di percorsi ciclopedonali in altura, di cui 17 in un SIC, quindi in un sito di interesse comunitario, quindi sono percorsi molto belli. Abbiamo una pista di fondo, un anello che comunque è molto bello ed è anche molto praticato. Abbiamo questo piccolo impianto scioviario che sarà sicuramente uno strumento per attrarre, quindi noi andiamo verso questo turismo di nicchia. Poi soprattutto abbiamo l'area faunistica del Cervo, che è un posto molto bello, molto visitato soprattutto l'estate. E avete una skyline pazzesca. È una skyline pazzesca, quindi abbiamo l'area, siamo un comune che comunque sito a 1500 metri sul livello del mare, quindi chi vuole arrivare a Gamberale per passare delle giornate all'aria aperta, tranquilla, trovando anche un minimo di servizio che oggi credo sia necessario soprattutto per chi vuole offrire dei pacchetti turistici. Abbiamo delle strutture alberghiere importanti, abbiamo un B&B che è nato da poco, proprio legato anche a questo piccolo sviluppo di infrastrutture. Noi come amministrazione abbiamo investito quasi 1 milione di euro sopra alle infrastrutture, che per noi è tantissimo. Voglio dire, andiamo verso un turismo di nicchia che deve essere fatto anche quello con le bici, le camminate, le ciaspolate, un po' di sci, un po' di bici, ecco, tutte queste cose. Quindi, che non è da poco, sì, poi cioè non è proprio, stiamo dicendo. No, ma infatti è questo. E poi abbiamo il paesaggio che la madre natura è quello che offre, noi non abbiamo fatto niente. Per chi ama il mare, in questo caso lo può guardare, si delizia insomma della vista spettacolare che si può avere a Gamberale. Assolutamente. Grazie sindaco per essere stato qui con noi, grazie soprattutto per aver portato questi dolci che, deve sapere sindaco, sono i preferiti di mia figlia. Adesso se riesco, grazie a Paolo e magari devo chiamare anche la sicurezza Camillo di Securvigila, a tenere un po' da parte, lontano dalle grinfie di Antonio, forse riesco a riportarle anche a casa. Grazie sindaco di Gamberale, grazie. E noi ci vediamo fra pochissimo. E
non cambierà mai l'appuntamento, quello consueto con, diciamo così, l'unione tra Fidati di me e il gruppo del quotidiano Il Centro per il momento di Edicolando, di fare un po' di gossip, quello nostrano, insieme con il nostro amico caro Antonio, che ce lo presenti tu. Vai. Giampaolo Coppola. Ecco. Faccio modello pendolo oggi, eh? Caro Giampaolo, ci dici del centro le novità e ci racconti storie bizzarre seduto su sto sofà. Ogni settimana noi ti stiamo ad aspettar, perché stuzzichi la nostra attenzione e anche un po' la curiosità. Giampaolo Coppola! Buonasera! Eccolo qui. Buonasera. Il nostro Giampaolo! Che emozione! Che emozione! Giampaolo, basta! È sempre un'emozione! Ti devi abituare! Tu dici, mi devo abituare? Anzi, guarda, adesso posso lanciare io un appello? L'appello al mio maestro di canto che è a casa. Caro maestro, potresti insegnarmi cortesemente almeno a cantare la canzoncina di... Beh, ma si vede di solito che la canti! No, io faccio il mimo, capito? Faccio il movimento, mi guardo bene dal cantarla, ma ti giuro, caro Giampaolo, mi farò preparare ad hoc, anche perché in casa ce l'ho, maestro, voglio dire, un attimino di pazienza. Quindi ci sarà una volta che la canterai tu. Te la canto io, naturalmente, insieme ad Antonio. Perché... Non so se reggo, però, cioè, l'emozione... Cioè... No, guarda, secondo me se non regge è per altri motivi. Va bene, può darsi. Caro Giampaolo, ben trovato. Grazie, sono grazie a voi come sempre. Esatto, grazie per il vostro di essere invito. Qui. E grazie oggi, ovviamente, agli spettatori. Allora, oggi partiamo per forza dal Covid perché il Covid non ferma i cuori, cara Federica. Meno male, dai. Ma certo, però c'è qualcuno che ha esagerato, perché si esagera sempre. Allora, è successo questo. Un 37enne di Chieti si doveva riconciliare con la moglie e si è in effetti riconciliata, hanno fatto pace, però per festeggiare questo ricongiungimento ha pensato bene di far esplodere in strada dei fuochi d'artificio in mezzo a una trafficatissima via Cavour a San Buceto, quindi creando fumo di vario genere mentre ci stavano furgoni, macchine che passavano. E insomma, alla fine ovviamente è stato denunciato per accensione di fuochi. Anche perché mi sembra pericolosi. Che sono vietati. Sono, no? Assolutamente vietati, e in più è vietato proprio uscire per motivi che non siano diciamo legati al lavoro, alla salute, insomma le regole che già sappiamo. Esatto, certo. Diciamo che qui servirebbe un po' un appello di Federica, pensaci tu, a fare qualcosa di diverso per festeggiare il ricongiungimento piuttosto che... lo so, ma Federica pensaci tu, ma con tutte le idee che mi posso far venire in mente, anche se proprio mi allargo di tanto, non saprei cosa consigliare ad un cuore innamorato. Si può festeggiare in maniera differente. Magari però si può utilizzare il servizio di consegna a domicilio e far arrivare a casa, ecco, un bellissimo mazzo di fiori, ecco, no? Ecco. O una bellissima, ad esempio, una bellissima adesso cena. Esatto, una cena, oppure so che anche i bar si sono adoperati per effettuare le consegne a domicilio. Per esempio, una cosa che a Roma andava tanto di moda e prima ancora del Covid era far arrivare a casa dell'amata la prima colazione, no? Accompagnata anche da una splendida rosa, ma quello è stato un gesto. Splendidi cornetti era romani, esatto, assolutamente, esatto. Sì. Vedi sti romani però come, lungimiranti, perché già pensavano, insomma, che certo, il Covid sarebbe arrivato e quindi si erano già preparati. Comunque anche quella è un'ottima idea. E poi il mio appello va alle signore che sono a casa, alle ragazze che sono a casa, ecco, accontentatevi, adesso non si possono fare grandi cose, ma anche quelle piccole cose fatte col cuore vanno bene lo stesso. Certo. Assolutamente. Capito? Sì. Assolutamente sì. Sto lanciando l'appello, però chissà se viene raccolto. Ma vediamo. Vabbè, vediamo. Allora, Federica, dobbiamo rivoluzionare la scaletta, anche se in questo spazio non esiste una scaletta. Vabbè, a me mi piaceva dire scaletta. Vai. Con le nostre querce e quercette d'Abruzzo, perché qualche giorno fa sono cominciate le vaccinazioni per gli ultra ottantenni. È vero. E devo dirti che la risposta è stata grande e sono state tutte grandi prove di coraggio. Io ti ho portato un paio di storie proprio velocissime che dimostrano proprio il grande senso civico, l'altruismo, il senso della comunità. Allora, la signora Matilde di Torricella, sicuro 101 anni, doveva fare il vaccino a casa per motivi tecnici, insomma, non era stato possibile, quindi doveva saltare e rinviare. La signora non ha mollato, ha detto no,
io lo vado a fare, vado io, brava. Brava. Fatto mettere sulla carrozzina, ha sfidato anche le preoccupazioni dei figli, il forte freddo dei giorni scorsi, è andata lì, si è fatta iniettare la dose, e ha dimostrato, peraltro accolta dal sindaco, ha fatto un figurone incredibile. Figurone. Assolutamente sì. Grande, la nostra signora che si chiama? Matilde. Matilde. Signora Matilde, un abbraccio e un bacio grande da tutti noi di Fidati e di Me. E poi un'altra grande signora che è di 97 anni, si chiama Ridenta. Ed è... E lei fa parte delle Quercette, perché non ha sì, siamo già su Quercette. Giusto. Che è di Montorio Albomano e che è stata una partigiana, perché ha superato la Seconda Guerra Mondiale, ha protetto dei partigiani, infilandosi tra i soldati tedeschi, facendo finta di portare dei panni, invece portava il pane. Insomma, lei stessa ha detto che questo Covid è come la guerra. Però lei ha affrontato il suo vaccino, la sta affrontando il Covid con grandissimo coraggio ed è ovviamente un altro splendido esempio del nostro, che ci regala il nostro Abruzzo. Ecco, il nostro Abruzzo, ma soprattutto perché? Perché dobbiamo cercare di tenere un occhio di riguardo su queste persone? Certo. Perché sono il nostro passato, sono i nostri ricordi, ci tramandano veramente quello che... enciclopedia. Esatto, sono la nostra enciclopedia vivente, quindi un abbraccio, un bacio grande a tutti i nonni, i nonnetti, insomma, esatto, a tutte le querce e le quercette, va bene? Certamente. Detta così. Allora, celebriamo la signora Redenta e da Redenta ci spostiamo, guarda caso, sulla parola redenzione, perché è successa una cosa un po' particolare all'Aquila, Federica. Qualche giorno fa è morto Raffaele Cutolo, esatto, personaggio del boss della Camorra, piuttosto noto alle cronache per decenni. E il parroco della cattedrale, Don Renzo, che è stato suo confessore, assistente spirituale per 7 anni, quando lui era detenuto nel carcere di Preturo, ha postato su Facebook un lungo intervento in cui in sostanza dice: io so già che lui è in paradiso. Ovviamente questa si è scatenata uscita, la polemica. Si è scatenata naturalmente la polemica, sia nella comunità che ovviamente si è divisa, ma anche nella stessa Chiesa che è rimasta un po' spiazzata. Certo. Diciamo per solo un eufemismo. Però esiste il perdono nella Chiesa. Esiste, no? Il perdono, ma sì, certo. Poi al di là di quello che può essere la conversione, il percorso spirituale, che però resta una cosa secondo me intima, molto personale. Poi ci sono le vittime però, che non possono mai essere dimenticate. Insomma, devo dirti, ha fatto molto discutere questa cosa, lui non ha fatto passi indietro nessun genere, lui è sicuro di questa cosa, probabilmente è così nel senso del percorso spirituale, avrà poi che sia in paradiso lo sa solo il Signore. Esatto, avrà conosciuto il lato migliore di questo personaggio e quindi ha cercato di vedere solo le cose buone, certo, ha cercato di tirar fuori solo le cose buone, di far ricordare solo le cose buone, ma ahimè, come dici tu, caro Giampaolo, le vittime non si dimenticano. Non vanno mai dimenticate, esatto, assolutamente. Esatto. E visto che parliamo di crimini, devo fare un riferimento, Federica, e qui servirebbe un altro appello da parte tua, ad atti di vandalismo che purtroppo non mancano mai, non ne abbiamo mai parlato fino adesso. L'ultimo episodio che ti segnalo è una statua di Padre Pio che è stata decapitata a Giulianova. Giulianova, la patria di Antonio. Antonio, la sapevi questa cosa? Nel quartiere dell'Annunziata. Nel quartiere dell'Annunziata, nel lungomare Rodi, vicino il camping Tam Tam. Se vede solo la panza, finalmente. Bene. Finalmente. Quindi Antonio, vedo che eri informato anche su questa notizia. Informatissimo, perché quando fu installata, diciamo, questa statua di Padre Pio, io, guarda caso, la mia gioventù, facevo proprio l'animatore nel camping Tam Tam e fu messa questa statua dal proprietario, che è venuto a mancare qualche tempo fa, Gaetano Cartone. E quindi io ricordo quando facemmo la cerimonia di consacrazione di questo altarino. Quindi hai capito, Giampaolo, ha fatto anche l'animatore, sì, cioè sì, non si è fatto mancare niente. È stato dappertutto. Esatto. Ma sai, c'ho il physique du roll che me lo permette, Giampaolo. Grazie Antonio. E insomma, Giampaolo, quindi questo atto di vandalismo, sì, che insomma... Poi un anonimo si è offerto, perché c'è sempre il grande cuore degli abruzzesi, meno di, male, di rimetterla al suo, però il gesto è stato veramente orribile. E peraltro devo dirti, Federica, che sono tanti casi di atti di vandalismo. Io non so se siano sempre dei giovani, però quando vengono presi generalmente sono ragazzi che forse, esatto, o per noia o per divertimento. 2 giorni fa c'era chi lanciava i sassi sulle macchine a spoltore. Esatto. O perché parliamo anche, qui apro e chiudo una parentesi, insomma, questi
questi social, queste piattaforme dove danno degli input, danno degli spunti ai ragazzi, sì, come sì, tu sai, anche sì. C'è stata qualche tragedia perché una ragazzina di 10 anni per seguire insomma un tutorial si è alla fine strozzata, quindi sono molto molto pericolosi molto e a volte anche noi genitori mi prendo io in primis, nel senso come esempio, che non sono molto multimediale, non è che ho molta dimestichezza nell'usare queste piattaforme, a volte nemmeno io riesco a veicolare le cose giuste che mia figlia può guardare e quelle no. Quindi bisogna stare molto attenti. E spesso i ragazzi prendono spunto anche da queste, diciamo così, purtroppo quello che è brutto è che spesso virtuali. I comuni, che poi non è che poi godono, hanno grandissimi fondi, magari per sistemare dei beni pubblici, comunque impiegano soldi pubblici ed è magari si ritrovano poi, come è successo sul lungomare di Alba Adriatica, di nuovo tutto deturpato, quindi è sempre un peccato vedere la roba che dovrebbe essere utilizzata da tutti maltrattata, almeno che non si voglia fare come a San Salvo, cara Federica, dove due artigiani sono stati trovati sorpresi finalmente dopo lunghe indagini che distruggevano le lapidi e le tombe che c'erano nel cimitero, non so se era un divertimento a parte loro, buttavano dei liquidi corrosivi sui nomi, hanno fatto un macello, distrutto vetri, cornici e alla fine li hanno fatto fare la cosiddetta messa in prova, che è un istituto giuridico che ti consente in sostanza di riabilitarti attraverso un servizio sociale. E li hanno fatti sistemare? 15 mesi, esatto, alla protezione civile. Eh beh, mi sembra anche... Quello sarebbe proprio la punizione perfetta. Giusta, perfetta. Ma abbiamo qualcosa che riguarda lo spettro Lisangelone, che devi sapere oggi è assente. Assolutamente abbiamo sì. Un sostituto doc, cioè Antonio ha trovato una sostituta per Lisa. Non lo sapevo. In versione maschile, non ti sei perso niente, caro Giampaolo. Dormi sereno. No, io sono rimasta a freddo, perché comunque... No, dormi sereno, guarda che oggi Antonio ha dato il meglio di sé, ha trovato un sostituto proprio, vabbè, la notte e il giorno, come si dice, vabbè. No, pagina Lisangelone c'è sempre, a parte che la salutiamo, allora, non l'ho vista. Allora, il sindaco di Ari, che è anche un docente universitario, ha ricevuto un riconoscimento scritto, non è un premio, è proprio un riconoscimento scritto di suo pugno dal Presidente della Repubblica, perché lui ha scritto un saggio, un libro sul merito, che sembra una stupidaggine, ma in realtà è riconosciuto dalla nostra Costituzione, che non soltanto dice che gli studenti hanno diritto di poter effettuare i loro studi in base al loro merito, ma anche nei concorsi pubblici, affinché venga valorizzato ovviamente la competenza e il merito. Lui ha scritto questo libro sul merito e il Presidente della Repubblica gli ha scritto in persona, gli ha detto che questo è un contributo prezioso che hai dato alla comunità. Tu sai che di solito risponde la segreteria, certo. Invece lui era stato proprio scritto da Mattarella in persona, insomma. Motivo di grande orgoglio per il nostro sindaco di Ari. Ma noi ci possiamo vantare di tante cose, noi abruzzesi. Devo dire che siamo ben piantati da tutte le parti, quindi siamo un popolo, come dico sempre, forte e gentile, ma anche molto laborioso. E quindi poi escono anche i risultati. Certo. E poi dobbiamo celebrare stavolta non una persona, ma un prodotto. Wow. Cara Federica, il peperone dolce d'Altino. Buono, mia mamma ci fa una pasta fantastica. Che serve appunto a condire le minestre. Adesso state vedendo che entra Antonio che si sente preso in causa quando si parla di cibo. Nella preparazione di salsicce, venticina, eccolo qua. Infatti. Lo so, guarda Antonio, ci avrei giurato. Il peperone rosso di Altino. Che tra parentesi dovremmo andare a visitare il comune di Altino molto presto. Quindi... Esatto. Quindi poi ce ne parlerai meglio. Peperone che se non ricordo male cresce all'insù. C'è pure una formula, un termine dialettale che però non conosco. Non li mangio, non li coltivo, quindi non so esatto, quindi lui sa parlare del gusto. Ma la notizia sai qual è, Federica? È che i produttori di questo peperone dolce d'Altino puntano a ottenere la certificazione dell'Unione Europea. Wow. Cioè per un prodotto di altissimo livello, quindi un prodotto DOP. E guarda, c'è tutta una procedura molto lunga. E oggi lanciamo appello a Antonio, perché devi sapere che oggi ho ricevuto, Giampaolo, inizio trasmissione, ho ricevuto un bellissimo pacco dove all'interno c'era del miele fantastico che insomma un'azienda abruzzese, Finocchio, insomma mi ha fortemente voluto regalare, quindi io li ringrazio veramente vivamente di cuore e Antonio ha lanciato l'appello. E oggi lo rilanciamo. E adesso lo rilancio. Quindi allora utilizziamo la rubrica
di Giampaolo per gli appelli. Allora, amici di Altino, ma dai, portateci i peperoni dolci e noi ve li facciamo vedere. Ecco, no, e tu te li mangi, no, che noi li facciamo vedere. Allora, correggiamo. Amici di Altino, portateci i peperoni dolci e se ce li portate anche cotti ce li mangiamo. Ecco, perfetto. Certo. Tu, guarda, ti a rendi posto. Conto? Ma ti rendi conto che faccio tosta? Comunque che appena si parla di cibo, cioè arriva niente, come... Niente, proprio è una calamita, capito? È una calamita per lui. Vabbè, Giampaolo. Va bene. Allora, oggi abbiamo veramente toccato un po' tutti gli argomenti, abbiamo parlato anche delle querce e delle quercette in doppietta, facciamo tanti auguri di nuovo alle nostre nonnine che si sono insomma immunizzate, vogliamo chiamarle così, dal Covid grazie ai primi vaccini, sì. E speriamo insomma che possiamo parlare sempre più avanti di queste vaccinazioni avvenute e soprattutto che poi ci portano a buoni risultati, certo. Perché veramente adesso solo questo ci può salvare. Ne abbiamo veramente sì, bisogno. Bisogna assolutamente farli, non senza avere timori, senza negare, esatto. Con grande consapevolezza. E comunque ricordiamo sempre che se volete insomma, le notizie del quotidiano Il Centro le potete anche trovare sui social, quindi andando sul certo. Facebook del Centro, tutte le notizie insomma minuto per minuto verranno aggiornate. Raccontiamo ovviamente quelle più leggere, più belle, certo, più gradevoli, certo. Poi sul giornale ovviamente ci sta tutto, la cronaca, certo, anche quella più forte. Ringraziamo insomma. E salutiamo sempre il nostro grazie mille a voi. Mitico direttore Pieranchino, grazie a Giampaolo Coppola. E adesso, caro Giampaolo, ci dici quali sono le novità, te ne dico una io. È arrivato il momento della nostra performance. Fidati di me, fidati di me. E velocemente abbiamo liberato il nostro studio perché è arrivato il momento di presentare colei che oggi ci delizierà con il suo canto. Sto parlando di Ivana Razzi che canta una canzone di Simona Molinari. Ripensandoci non farei, ma questo mondo dimmelo tu chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Poi che cos'è? Intanto sono sola qui, sono qui senza di te. Da una sorta di indolenza mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto. Io la mattina sono già a lutto. Io senza te non sarò più la stessa. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. Don't
Ivana, grazie. Ivana Razzi, grazie. Questo è per te. Grazie di solito mille. Dice che le donne non regalano i fiori alle donne, ma chi l'ha detto? Noi facciamo un po' come ci pare. Grazie, quindi Federica. È sempre un bel gesto, vero? Grazie. Assolutamente sì. Poi fatto da una donna ancora di più. Oh, quindi ci è piaciuto questo gesto. Sì, lo posso riproporre anche nelle prossime puntate. Allora, Ivana, felicità. Poi vogliamo anche salutare Simona Molinari, che anche se è nata a Napoli, però poi è cresciuta e si è anche laureata all'Aquila, quindi anche un po', sì. È un po' abruzzese, dai, diciamolo. Assolutamente sì, un'artista completa, mi piace molto il suo genere, il ma suo tu la interpreti benissimo, Ivana. Grazie, chapeau, grazie. No, grazie davvero, mille. Davvero, complimenti, sei molto, molto brava. So che comunque, anche se hai una voce matura, continui a studiare anche tu, lo fai per passione, giusto? Assolutamente sì, mi sono ritrovata per caso in un... ecco, davanti casa ho trovato la crossover e ho detto perché non provare, ecco. A ricominciare, avevo questa, e io t'ho ascoltato lì, nascosta, infatti. Proprio in fondo, proprio perché canto da quando ero piccola, ed eccomi qua e sono veramente felice, l'emozione è veramente forte, però ecco, tu l'hai ritrovata davanti casa, io ce l'ho dentro casa ma sta voce non cambia, cioè è sempre uguale, come dobbiamo fare? Ma no, non è mi vero. Devo esercitare, ci devo mettere un po' di buona volontà. Ivana, sì. Grazie per essere grazie stata qui con tutti. Noi, per aver utilizzato il palco di Fidati di me per esibirti, e ricordiamo sempre, per voi a casa, se volete partecipare alla nostra trasmissione potete scriverci una mail a fidatidime@rete8.it oppure ci telefonate al solito numero 340 11 70 056. Cara Ivana, adesso ho bisogno del tuo supporto. Perché? Perché adesso noi, oltre ad essere felici, ma non c'è più la felicità, ma c'è la pubblicità. A tra poco. Fidati di me. Fidati di me. Fidati di me. Sono felicissima oggi di potervi presentare la storia che ci è arrivata a conoscenza, appunto, affidati di me tramite una lettera, e direi che è un momento particolare, più unico che raro. Vado a leggervi la lettera. Cara Federica, mi chiamo Cristina e scrivo per chiederti un favore particolare per due persone speciali. Il 17 febbraio scorso i nonni di mio marito, diventati a tutti gli effetti anche i miei nonni, festeggeranno il loro 75esimo anniversario di matrimonio. 75esimo, lo devo sottolineare. Un evento più unico che raro, le nozze di platino. Vorrei regalare loro un momento di gioia e, perché no, anche di notorietà, per poter rendere indimenticabile questo loro traguardo. La situazione che stiamo vivendo non ci permette di festeggiarli come meritano e avremmo voluto, ma solo certo con l'aiuto di Fidati di me, faremo scintille. E noi vi aiuteremo veramente al massimo come possiamo, naturalmente con le regole Covid che non ci permettono, purtroppo. Cara Cristina, intanto piacere di averti mio. Qui e grazie di averci scritto la lettera. Purtroppo non possiamo avere i nonni no. Qui in studio, anche per una tutela personale loro più che altro, ma Cristina, intanto la tua lettera, insomma, appena ci è arrivata, noi abbiamo fatto tabula rasa di tutte le altre, abbiamo voluto dare la precedenza, sì, perché è questo è veramente un evento più unico che raro. È vero, e vi ringrazio pure per avermi dato questa possibilità, perché veramente se lo meritano. Ma se lo meritano, e noi abbiamo in collegamento oggi, grazie a Daniela, un'altra nipote, i nonni che festeggeremo, Domenico e Maria. Piacere, ben trovati. Oh, boy. Parlando a te. Domenico, mi sente? Tanti auguri, Domenico. Grazie, grazie. Ma quanto sono bravi questi nipoti che ci hanno portato a conoscenza di questo evento particolare. Bravissimo. Domenico, 75 anni di matrimonio insieme alla tua cara amata Maria, ma mi deve permettere di fare la domanda a Maria. Maria, come ha fatto 75 anni insieme? Come ha fatto? Ho fatto, tutta bene, una volta abbiamo, siamo durati tutti i giorni, anzi, ci vogliamo ancora bene. Ha ragione.
ragione, signora Maria, ha ragione, complimenti, complimenti, le nozze di platino. Adesso già facciamo, diciamo così, fatica a pronunciare le nozze, quelle d'argento, nozze. Quindi quelle di platino ci sembrano veramente un traguardo vero, irraggiungibile. Vero. Ma questi nonni hanno la tempra forte. Sì. Io volevo, adesso, se mi permette, signora Maria, siccome mi hanno portato a conoscenza, insomma, del vostro, diciamo così, incontro, se vogliamo, dove suo marito Domenico le inviò una lettera, perché a suo tempo si usava così, dove chiedeva la mano di Maria. Ma Maria ha pensato bene di rispondere alla lettera di Domenico con queste parole, e vado a leggerle. Egregio signore, ho ricevuto la vostra lettera e vi ringrazio tanto per i vostri sentimenti di simpatia che avete verso di me. Ma non posso darvi la risposta che desiderate perché non è ora. Io devo fare ciò che dicono i miei genitori, con la speranza che non porterete rancore. Vi ringrazio e vi saluto. Quindi gli diede un bel due di picche, sì, come si dice, giusto Maria? Arrivederci. Però la tempra e la tenacia del buon Domenico al ritorno dopo il lungo periodo di prigionia, esatto, in Germania, e finalmente quando è tornato a casa l'ha chiesta in sposa con tutti i crismi e i criteri, insomma, che l'epoca richiedeva, e finalmente sono convolati a nozze. Quindi l'applauso va sia a Domenico, che ha avuto la tenacia di tornare, ma anche a Maria, che ha avuto la pazienza di aspettare. Bravissimi! Io sono tornata al 43. Lui è tornato al 45, al 46 ci siamo sposati, il 17 febbraio del 46. Complimenti, complimenti, so che avete una famiglia fantastica, so che siete veramente cresciuti tutti insieme con tanto amore e armonia, e avete tramandato tutto ciò che di buono, insomma, avete raccolto nella vita. Quindi complimenti veramente, perché so che siete molto amati dai vostri familiari, ma siete anche molto elogiati, e da oggi sarete amati da tutti gli abruzzesi, perché questo veramente è un traguardo, signora Maria. Sì, durante il matrimonio non è che sono tutti fiori, una volta bene, una volta piano siamo arrivate. E come le belle rose, signora Maria, ci sono anche un po' di spine, no? Però bisogna saperle evitare, queste spine, magari uno si punge un pochino, ma poi si rimargina, vero? Una volta fiori, una volta spine, siamo arrivate fino adesso. Esatto, esatto. Allora io, cara Cristina, insomma, ho qui sul nostro tavolo di Fidati di me, abbiamo un bellissimo, diciamo così, fotolibro. Sì, un fotolibro che abbiamo fatto realizzare quando loro avevano già festeggiato 70 anni di matrimonio, perché proprio per l'occasione abbiamo fatto dire una messa particolare con il rinnovo delle promesse nuziali dal nostro parroco, e in quell'occasione ho fatto fare anche un fotolibro per ricordo. Bellissimo. E poi invece qui abbiamo, scusate, lo prendo, lo faccio vedere, di Papa Francesco abbiamo un bellissimo attestato di riconoscimento, sì, è una giusto? Benedizione, è una benedizione particolare proprio per il 75esimo anniversario di matrimonio. È stata regalata domenica scorsa dal parroco a loro. Che bello, che bello. Beh, devo dire, siamo intervenuti anche noi con le telecamere, perché è veramente un evento più unico che raro. Abbiamo anche la benedizione del vescovo qui, abbiamo dei confetti e una magnifica torta. Caro Antonio, Maria, Domenico, vedete questa bella torta? Sì. Oh, Antonio, facciamo entrare la nostra cake design, che però non ha il microfono, quindi adesso... Vieni intanto, Francesca, facciamo l'applauso alla nostra Francesca e facciamo arrivare anche il microfono. Bravo, Antonio, fa il valletto, quanto ci piace. Antonio va così, proprio con la mano tesa, dice datemi questo microfono. Auguri, signora Maria, la più bella che ci sia!
Buonasera, auguri Domenico e Maria. Allora, questa splendida signora vi ha realizzato una torta proprio in onore del vostro 75esimo anniversario di matrimonio. E adesso però ce la devi descrivere. Sì. Siamo nel 46, post guerra. Io ho voluto rappresentare la ripresa del nostro paese, quindi i drappeggi, le piume, le perle, le sale da ballo. Ecco, questo qui c'è stato la guerra, la bomba. C'è stata la bomba, è scoppiato il palloncino proprio del nostro tenore Piero Mazzocchetti, che è come se avesse voluto voleva dare un accenno di auguri, quindi anche dal nostro maestro Piero Mazzocchetti gli auguri a questi due splendidi piccioncini. Ok, perché so che vi amate tantissimo, forse questo è il segreto. Maria, qual è il segreto? Che vi amate sempre come il primo giorno? Posso fare una domanda al signor Domenico io? Sì. C'è tanto rispetto e tanto amore, vero Domenico? Sì, fino adesso, sì. Complimenti. Io devo fare una domanda al signor Domenico. Vai Antonio. Signor Domenico, noi giovani coppie dobbiamo prendere esempio da voi. Quindi Federica ha chiesto alla signora Maria qual è il segreto per arrivare a 75 anni. Io voglio farle un'altra domanda. Come ha fatto a sopportare sua suocera? No, la signora Maria. Io ho mia suocera che non la sopporto. Mi dica lei il trucco. Com'è la a sopportare, perché io non ho avuto mai il tempo di andare catturato. Grande signor Domenico! Mamma Giovanna, io non ti uccido, tranquillo. Ha preferito sopportare che andare in galera, giustamente. Complimenti. Francesca, devo dire che questa torta è spettacolare. Grazie. Vedo anche un filo di perle, no? Sì, in omaggio alla nostra Maria. Sì. Rappresentato quello che tutte le ragazze volevano allora. Esatto, complimenti. Grazie. È una scultura, una vera meraviglia. Ed è una meraviglia ad aggiunta a questa storia che veramente non mi stancherò mai di dire che è veramente un evento particolare, eccezionale. Complimenti. Maria! Sì! Eccomi! Ma lei segue Fidati di me? Ci guarda in televisione? Sì! Brava! Allora mi raccomando, continua a seguirci. Perché? Perché noi fra 5 anni saremo ancora qui e vogliamo festeggiare insieme a voi due le nozze di Quercia, sì. Perché deve sapere che abbiamo una rubrica che è Edicolando insieme al nostro Giampaolo Coppola, il giornalista del quotidiano Il Centro. Noi diamo sempre omaggio alle querce d'Abruzzo. Le querce d'Abruzzo siete voi e quindi noi vogliamo omaggiarvi di questa piccola festicciola in famiglia, chiamiamola così. Siamo in pochi, tutta l'Abruzzo che ci segue. E anche fuori, E anche fuori, ma soprattutto gli abruzzesi. Facciamo una bella festa. Esatto. Ma prima c'è anche il centenario, perché prima di 5 anni c'è tutti e due. Fra 2 anni il nonno compie. Nonno fa 100 anni. Mamma mia, quante feste dobbiamo ancora fare! Quante feste! Federica, io so che una sorpresa è arrivata anche dalla nostra regia, perché Antonio ha preparato un servizio per i nostri nonni. I nonni d'Abruzzo, ecco, chiamiamoli esatto. Così. Allora, guardiamo insieme questa clip, spero che vi piaccia, signora Maria e signor Domenico, è una clip che riguarda voi. Noi che sognavamo i giorni di domani per crescere insieme mai lontani e sapere già cos'è un dolore e chiedere in cambio un po' d'amore. Noi occhi di laguna, noi ladri di fortuna, noi cavalieri erranti della luna, noi una bufala di capelli in aria a far castelli, noi che abbiamo urlato al vento per cantare, noi gli anni più belli, noi in una fuga da ribelli, un pugno di granelli, noi abbiamo preso strade per cercare noi, ancora quelli noi, con le ferite.
fardelli noi, che abbiamo spinto il cuore a battere per noi, gli anni più belli noi, che siamo stati lupi e agnelli, con l'anima brandelli noi, che abbiamo chiesto al cielo di ridare a noi, gli anni più belli. Gli anni più belli. Meraviglia, grazie. Siete meravigliosi! Vi è piaciuto? Sì, grazie. Grazie. Ci siamo emozionati anche noi da studio, perché queste immagini, questi momenti della vostra vita, insomma, hanno toccato il cuore un po' di tutti noi e hanno rappresentato quella che è stata la vostra vita insieme, fatta veramente di amore e di rispetto. Complimenti, siete un esempio per tutti noi e per tutti i giovani. Grazie signora Maria, grazie signor Domenico. Adesso però... Mille ringraziamenti. No, grazie a lei, veramente, veramente. Adesso però non è finita qui, perché so che non ve li possiamo consegnare fisicamente, ma usiamo la vostra Cristina, vostra nipote, come insomma postino, perché vogliamo farvi arrivare un piccolo dono, eccolo qui, è una cornice con l'albero della vita per voi. Grazie. È una cornice di Prinzio, quindi te lo consegno. Grazie. Così lo porti ai nonni, e qui vogliamo che voi mettiate la foto del 75esimo anniversario di matrimonio, ok? Esatto. Così ogni tanto quando la guardate pensate un pochino anche la famiglia di Fidati di me, che vi vuole bene e vi aspetta in studio. Grazie. In tempi migliori. E questi grazie. Fiori li facciamo arrivare alla nonna Maria. Grazie, grazie, grazie. Anche io avevo portato un pensierino, perché sapevo che Antonio sarebbe rimasto sicuramente contento. Ho portato i famosi confetti. Cioè, tu ti rendi conto che la tua nomea ti precede, nel senso, certo, che Antonio, ormai nessuno entra nello studio di Fidati di me senza portare un cadeau, ma culinario. Buone, ma da buona abruzzese bozzo sempre un gulupetto. Esattamente. Esatto. Allora, io volevo innanzitutto ringraziare la nostra cake grazie design. Grazie a voi per avermi ospitata. Ma che, anzi, dobbiamo lanciare questo appello, che la prossima settimana dedicheremo proprio uno spazio per parlare meglio delle tecniche del cake design, perché le nostre signore a casa, insomma, si aspettano di sapere come si realizzano queste meraviglie. Okay? E Antonio si aspetta di mangiarla. E Antonio assaggia, l'assaggiatore Antonio, ufficiale. Però non so se ti conviene assaggiare. È un po', rimane un po'... È un po' indigesto. Allora mangi le confette, va che è meglio. Mangia i confetti. Allora, allora con l'appuntamento del cake design a mercoledì prossimo. Esatto, grazie. Grazie, grazie Cristina per essere stata qui con noi e per aver portato alla luce, a conoscenza, Fidati di me, insomma, questa storia meravigliosa. Io volevo salutare i miei cari nonni a casa, nonno Domenico e nonna Maria. Un bacio grazie. Grande da parte di tutti noi. Grazie, grazie. A presto. Grazie anche all'altra nipote Daniela, che è a casa, che ha permesso insomma questo collegamento, e grazie a tutta la famiglia Mangifesta, insomma, che ha voluto fortemente fare questo omaggio ai nonni, e speriamo che noi nel nostro piccolo, nelle dovute insomma ristrettezze, abbiamo portato insomma un tocco di originalità, ristrettezze parlavo del momento, Antonio, capito. Perché non abbiamo potuto fare grandi feste, avremmo voluto certo. averli qui, esatto, e festeggiarli sì. veramente come meritavano. Ma sapete tutti però che il non loro è cognome Mangi Festa è bello, capito? Porta bene Mangi Festa, soprattutto il primo pezzo del cognome. Allora io vi ringrazio, grazie nonni, alla prossima settimana, naturalmente sempre di mercoledì alle ore 21 e sempre su Rete 8. Vi aspettiamo noi di Fidati di me. Ciao. Fidati di me.